E allora, benvenuti in questa nuova partita tra Iron Calcio e New Team Caltanissetta. Ricordiamo che all'Iron Calcio, oltre questa, rimane un'altra partita che si giocherà oggi alle 7. Questa è una partita sicuramente difficile, ma i ragazzi di Mister Allegra hanno bisogno di vincerla. Oggi piccolo cambio in attacco, parte Peppe Puglisi avanti. Poi la formazione è quasi uguale, qui palla lasciata quasi in area di rigore. E allora Panico che deve controllare e può andare da Fodi, che deve cavalcare in fascia come suo solito, lo fa, recupera il 23 e poi il difensore chiude benissimo. Poi palla a cercare il 13, ma Mattia Puglisi chiude benissimo. Ci hanno parlato benissimo del numero 13 del New Team Caltanissetta. Vedremo se si confermerà davvero come ci hanno detto. Intanto qui batte il 7 del New Team Caltanissetta. Siamo sempre al Montalbano Cup, Marina di Ragusa è appena iniziata. Siamo alle fasi iniziali di questa partita. Occhio, qui parte Peppe Puglisi che vuole andare a prendersi questo pallone, poi va giù. Occhio al 7 del New Team Caltanissetta, cerca una verticalizzazione ma è partito Trimarchi. Occhio che vuole accelerare, palla che gli rimane sotto. E poi il portiere del New Team Caltanissetta che spazza dal partito del 6. Poi il 13 se l'alza e vuole andare, ma c'è Minè che chiude. Non cerca la soluzione col portiere, ma mette saggiamente rimessa laterale. Rimette il New Team Caltanissetta, rimessa corta. Occhio al 20 che mette dentro, Russo controlla e lascia scorrere. Un po' nervoso il mister del New Team Caltanissetta. Iron Calcio reduce da una vittoria contro il Taormina Soccer School per 2-1 con reti di Barbera e Calì. Qua Puglisi e va lungo a cercare l'altro Puglisi che controlla di mano, poi palla gli arriva in faccia. Aveva controllato bene qui Puglisi, peccato che la palla gli rimbalza sfortunatamente sulla mano. Occhio a Trimarchi che vuole ripartire contro due, mette fuori. Non vuole evitare rischi di altro tipo. E allora la rimessa laterale addirittura sarà dell'Iron Calcio. Mi sembra una partita molto tecnica fino a questo momento, che ne pensi? Molto molto tecnica, tutte le due squadre sono tecniche. Si stanno guardando. Qui intanto era calcio di punizione, non rimessa laterale. Con il 23 che gioca dentro, occhio al 13 che... Una spinta nettissima su Antonio Minè. Nettissima, spinge visto nettamente Antonio Minè e poi bello il gesto di fair play 3-2 con una stretta di mano. Qui Mattia Puglisi a cercare lungo linea Alessandro Fodi, non ci riesce e allora Giovanni Panico e poi Antonio Minè ancora in rimessa laterale. Quarto minuto qua sempre dal campo in erba naturale del Residence Castalia. Siamo sempre in provincia di Marina di Ragusa. Sempre 0-0. Una partita sicuramente sarà molto combattuta e ne vedremo delle belle. Qui Mattia Puglisi che vuole spazzare, non ci riesce. Poi Toscano che svirgola il pallone. E Russo costretto ad uscire, confusione in area di rigore dell'Iron Calcio. Ma Russo mette tutto a posto e rilancia lungo verso Trimarchi che non può arrivarci. E si risente un po' di stanchezza. Ovvio, dopo molte partite ovviamente dell'Iron Calcio. Qui intanto entra Miceli, esce Toscano, come era avvenuto anche nella partita contro il Taormina.
quindi intanto Trimarchi a saltare, poi Miceli mette giù e va da Panigo, che vuole allargare, lo fa per Foti, che ci può arrivare, lo può puntare e lo fa, sterza bene, rientra. Foti aveva poi avuto un'intuizione geniale. Buona la palla, poi qui i tunnel, i danni di Peppe Puglisi con Panico che recupera, Ale che va a pressare, qui forse avrebbe potuto prenderla, qui Minè, bravissimo, ancora Ale che risente la stanchezza dopo aver dato tutto nella partita di oggi e nella partita di ieri. Qui Nico a vuoto! E gol mangiato da parte del Caltanissetta con la punta centrale del Caltanissetta, il 13. Un'accelerazione bestiale delle due squadre. Assolutamente, tutti e due hanno alzato molti ritmi. La palla va da un campo all'altro in un attimo. Ma si sapeva che sarebbe stata una partita assolutamente combattuta. Tutte le due squadre devono stare attente. Qui Peppe Puglisi ne mette giù bene. Poi Miceli con un controllo di tacco. Spinge il 7. La palla... no. Che è del New Team Caltanissetta, anche se sembrava dalla nostra prospettiva dell'Iron. Qui intanto parlato che chiude molto ma molto bene sul 13 che voleva andare. Situazione molto pericolosa che il nostro difensore riesce a gestire bene. Qui adesso Puglisi mette giù. Il 13 che chiude intelligentemente il passaggio sul terzino. Qui è entrato Barbera al posto di Puglisi. E si fa subito vedere scaricando dietro. Poi Trimarchi è parlato a... diciamo scambiare il pallone tra di loro. Nel frattempo era arrivata la palla per Foti, una paperetta del portiere, non è riuscito a controllare, e qui il portiere avversario fa una piccola papera e regala il calcio d'angolo all'Iron Calcio. A mio avviso c'è una stabilità abbastanza netta in campo, assolutamente tutte e due le squadre hanno un livello molto alto. Qui l'arbitro qui segnala il fuorigioco, alcuni si lamentano dicendo di esserci un uomo sul palo nell'area del New Team Caltanissetta. L'arbitro non la pensa così, allora calcio di punizione, dove Trimarchi lascia scorrere, dove c'era il 20, molto pericoloso in quelle zone. E ora occhio a Mattia Puglisi che vuole battere questa rimessa, andrà sicuramente lungo, come già fatto in tutte le altre occasioni, ma il 6 recupera e palla al 33, che prova la conclusione, il russo in sicurezza blocca e Samuel Barbera consiglia di andare su e così fa il russo. Buon rinvio e Samuel vuole puntare, ma finisce sul 7 del New Team Caltanissetta che si fa male, forse è caduto con il corpo sulla mano. L'arbitro si assicura delle condizioni, entra anche il fisioterapista Paolo Foti in campo, il mister del New Team Caltanissetta anche. Entra anche l'organizzatore, assicurandosi delle condizioni del ragazzino, ovviamente ricordiamo che è un torneo per divertirci, quindi comunque tutto ok, questo è un torneo dove deve vincere lo sport, è giusto che ognuno si assicuri delle condizioni dell'altro. Intanto però si può riprendere perché si è ripreso il 7, che qui riparte ancora. Forse subisce fallo, anzi è così, molto attivo su quella fascia il numero 7, che adesso batte subito a cercare il 13 che controlla bene e punta, finta, sterza e rientra e va dal 20.
Poi occhio al 23, conclusione insidiosa. E poi il 13, che lascia scorrere, rimessa laterale. Palla dentro, occhio che Russo deve bloccare, lo fa e vuole mandare subito Barbera, che è salito. E adesso molto pericolosi questi del Caltanissetta. Molto molto. Qui occhio al 13, recupera Foti, che come si suol dire lo manda al bar. Poi palla dentro, il 6 gioca dietro per il 20, che prova un cross sul primo, non c'è nessuno e allora si gioca, rimessa dal fondo. Comunque è una partita molto stizzosa, sì. Nel senso che gli avversari sono lì per commettere qualche errore, ma esatto. Penso che siano due squadre veramente equivalenti. Comunque una bellissima partita fino adesso. Infatti, e abbiamo ancora un sacco di tempo. Siamo all'undicesimo. Infatti siamo all'undicesimo, mancano circa 7 minuti alla fine del primo tempo e poi ne abbiamo 18 ancora nel secondo. Qui palla ancora a cercare Barbera, ma Miceli recupera. Poi il 23, male allora Foti in mezzo al campo, vuole puntare, va da Barbera, il 20 recupera, ma non supera Barbera, che recupera e la può mettere, scontro di fisico, poi Barbera scivolata, e il 20 che tira la palla addosso al nostro attaccante. C'è stato un attimino di nervosismo. Qui piccola scintilla. Nervosismo, l'arbitro ha giustamente... Giusto, il nervosismo, ma forse qui troppo agonismo. Un lancio pericolosissimo. Lancio molto pericoloso. Era solo, è in posizione regolare. Qui nel frattempo entra proprio sotto di noi Calì. Esce Foti, che sicuramente non ne ha più. Ha dato tutto quello che poteva. Qui Parlato che spedisce il pallone nelle frasche, però fa un grande intervento. Il portiere va a recuperare Foti. Il portiere va per frasche. Il portiere va a recuperare e Foti esce con una camminata forse un po' rabbiosa dal campo. Lo possiamo vedere dall'altro lato. Qui nel frattempo si gioca perché il 13 ha preso palla, ha saltato Mattia Puglisi, ma c'è sempre lui, sempre Antonio Minà. Ora c'è un calcio d'angolo palla a favore del Caltanissetta. Samuel Barbera che va subito a recuperare la posizione su. Tutto l'iron indietro, nessuno avanti. E qui calcio d'angolo battuto malissimo. Fuori. Russo comunque controlla, mette giù, il mister vuole che si riprenda molto più velocemente. Samuel suggerisce di salire. Buona la palla per Calì, che aggancia e può puntare. Allarga molto bene verso Drimarchi, gran controllo e colpo di testa. Poi fallo di mano, si lamenta Miceli, qui Mattia Puglisi con un grande anticipo, ha recuperato benissimo. Qui il centrocampista del New Team Caltanissetta si era chiamato il fallo, il 33. L'arbitro gli dice non ti lamentare, te l'ho fischiato. Qui Panico che si va a mettere davanti alla palla, nel frattempo ne riparla con l'arbitro. Io fossi Gianni in questo momento sarei un po' più zittino perché già l'arbitro lo ha attenzionato. L'arbitro lo ha messo, l'ha preso di mira Giovanni, si può dire. Qui Russo con una buona uscita e finisce qui il primo tempo.
0-0.